Una Tre Giorni che, pur avendo il mondo delle radio universitarie come leitmotiv, ha dato possibilità di riflettere e dialogare su molti temi, come l'influenza che i grandi nomi della radio hanno sui giovani e come tutte le contaminazioni che vedono nel medium radiofonico uno dei più capaci di reinventarsi per attrarre nuove fasce di pubblico. Ormai il multimedia è multimedia in tutto, basti guardare i podcast che sono audio ma sono anche video sul web, quindi la differenza ormai non è poi così netta. L'importante è avere un audience e una community che ti ascolta, perché è un po' come l'arte, no? Se non hai qualcuno che guarda il quadro che hai disegnato, l'arte non si crea, quindi ci vuole sempre questo palleggio tra ascoltatore ma anche speaker. Il Festival delle Radio Universitarie, che a Teramo ha visto l'incontro tra 25 realtà radiofoniche universitarie diverse, ha saputo creare un ambiente formativo e interessante con numerosissimi ospiti di caratura nazionale. È bellissimo notare che in tutte le università italiane, o quasi tutte, ci siano delle radio che rappresentano anche un po' un momento di libertà per chi accende quel microfono e inizia a parlare. Per cui voglio fare questo per tutta la vita. Quindi mi ha fatto molto piacere, tra l'altro accolto da una bellissima giornata di sole e dal sorriso splendente di tutti i ragazzi e le ragazze che mi hanno accolto. Stare con i giovani per me è sempre tirare una freschezza e una gioia di vita, insomma, che magari uno con l'età, capito, un po' si stanca, un po' perde, eccetera. Invece il contatto con i giovani è straordinario. Poi ho sentito una bella energia positiva che non guasta. Io spero a loro di avergli dato un'oretta di spensieratezza, anche di approfondimento per quello che è la mia professione, il mio lavoro.